Ancora problemi con la refezione scolastica e stavolta il comune sembra pronto a prendere provvedimenti drastici. Il nuovo allarme è scattato intorno alle 13 di oggi, quando in ben 5 scuole cittadine sono stati trovati degli insettini nella pasta e ceci servita ai bambini. 2 settimane fa erano state invece trovate larve nelle minestre a brodo date agli studenti di altre 3 scuole. Non appena sono arrivate le segnalazioni agli uffici dell'assessorato alla pubblica istruzione, è scattata la richiesta di intervento ai carabinieri del NAS di Firenze, che hanno effettuato ispezioni nelle 5 scuole che hanno riscontrato il problema. Le Marcocci e Poli di Fontanelle e Cafaggio, la scuola elementare Ammannati di Tobbiana, le Meucci di Viale Galilei e la scuola elementare Puddu di Maliseti. Ai bambini è stato fornito un pasto sostitutivo e già dai primi controlli è escluso che sia stata messa in pericolo la loro salute. Nelle scuole si è subito recata anche l'assessore Maria Grazia Ciambellotti per verificare personalmente quanto sta accadendo. Il comune si riserva di riesaminare il rapporto con l'azienda che fornisce i pasti. Forte lo sconcerto tra i genitori. Distanza di una settimana e mezza, 2 settimane sì. Al massimo, è risuccesso per la seconda volta. Noi siamo veramente amareggiati di questa situazione perché ci rendiamo conto che chi controlla chi a questo punto e cosa.